Porsche GT3 Touring. Ciao a tutti ragazzi, come avrete visto dalla copertina e letto dal titolo, oggi parliamo di una bellissima e nuovissima GT3 Touring, che si differenzia dal GT3 non Touring, quindi classico, solo per la parte, diciamo, estetica e di allestimento. Infatti non ha lo spoilerone classico e per differenze negli interni a livello di comfort, sia a livello di sedute sia a livello di sospensioni vere e proprie. Ma comunque è un'auto in grado di sprigionare 510 cavalli e fare da 0 a 100 in 3,4 secondi. Ma tralasciamo per un secondo l'auto e andiamo a vedere il colore che è stato scelto. Infatti abbiamo selezionato, vedete qui in fondo, i nuovi colori della gamma Gemstone di APA. Sono usciti veramente una marea di colori nell'ultimo anno e sono uno più fuori di testa dell'altro. Come vedete dalle immagini abbiamo una marea di colori extra gloss, extra lucidi, con delle finiture cangianti che cambiano davvero il colore in una maniera spropositata. E per questa GT3 cosa abbiamo scelto? Questo fantastico Garnet Bronze, ma poi lo vedrete meglio. Come sempre poi durante il video faremo una dimostrazione e andremo a spiegare nel dettaglio quello che è il materiale, ma direi che per ora abbiamo parlato fin troppo. Vi consiglio di guardare il video fino in fondo perché abbiamo portato l'auto su strada e raga, sono uscite delle cinematiche davvero incredibili che rendono giustizia al materiale. Ma partiamo, benvenuti in un nuovo episodio di Come Avrappato. E come ogni lunedì arrivano le auto, andiamo subito a farle lavare al nostro old school. Dopodiché le portiamo sul ponte e cominciamo con la preparazione. Tutto lo smontaggio, come vedete su questa Lambo, mancano specchi, pannelli, vetri, dipende quello che c'è da smontare. Dovete sapere che la Porsche GT3 è molto, molto, molto particolare. Difatti ha il faro, che non si trova come in questo caso tra paraurti e parafango, ma è incassato dentro il parafango. Quindi per smontare il faro, per riuscire a wrappare nella maniera corretta, bisogna togliere il cerchio, il passaruota, il faro e poi si va avanti. Quindi quando i nostri ragazzi hanno smontato e preparato tutta l'auto, è giunto il momento di andare ad unboxare il materiale. Quindi direi che andiamo a aprire la scatola, fra l'altro ricordiamo scatole nuove devastanti, sono veramente fighissime. Andiamo a vedere il colore, raga, Garnet Bronze, ricordiamo tecnologia J, ma poi ve lo spiego meglio. Non so, sembra forse viola, forse blu, ma non fidatevi, dobbiamo guardare sulla macchina intera l'effetto finale. Procedono i lavori sul nostro Porsche GT3 Touring. Abbiamo wrappato entrambe le fiancate, il paraurti posteriore, il paraurti anteriore. Abbiamo wrappato anche la parte centrale del paraurti perché ci piaceva così. Se hai qualcosa da ridire, dillo nei commenti. E tra le altre cose, siamo un po' indecisi ancora sul tetto, l'abbiamo lasciato nero. Oggi il nostro Andrea di Old School andrà a lucidare tetto e cofano. Il cofano sicuramente lo andremo a wrappare, il tetto punto io mai. Voi cosa fareste? Ovviamente a fine lavori, a fine video vedrete se l'abbiamo fatto o meno, però scrivetelo, diteci la vostra. Ma parliamo un po' di questo colore, non so realmente cosa vedrete voi in camera, ma l'abbiamo unboxato, l'avete intravisto. Stiamo parlando di un Gemstone, quindi la gamma nuova di APA, quindi un colore J, quindi colla riposizionabile, eccetera eccetera, sapete già tutto, siete bravissimi. Il colore è nuovo, molto particolare, si chiama Garnet Bronze, infatti va da un bronzo che forse intravedete qua sopra, un po' quasi verde, arrivare a questo viola bello pieno, e l'effetto è veramente super glitterato, quasi un super candy, diciamo, per prendere i nomi che sapete. Guardate che pienezza, raga, questo glitter. Colore super particolare, super azzardato per un GT3? Forse sì, forse no. In realtà il GT3 secondo me potrebbe essere anche qualsiasi colore, che comunque è una signora macchina. Chiaro che la parte viola, come sempre, non è fatta a caso, perché va a richiamare il giallo, come ben saprete, sta molto bene giallo e viola. Pinza gialla, cinture gialle e piatto è servito. E se tu che stai guardando ci seguissi su Instagram, adesso spacco tutto, sapresti
sapresti di che questa GT3 è già passata qui in Wrap-Lab settimana scorsa, ha fatto un bel PPF smoke sui fari e un oscuramento vetri completo, che ovviamente vanno a completare alla perfezione questa lavorazione. Dopo circa una settimana di lavoro l'auto è completamente terminata e voi siete pronti a vederla? Però prima, io so che tanti di voi guardano, anzi ve l'abbiamo detto anche nell'ultimo video, tutti che guardano qua nessuno che si iscrive, quindi approfitta di questo momento morto per scendere qui sotto, iscriverti e già che ci sei lascia anche un mi piace che non ti costa niente, dai. Sono quindi lieto di presentarvi la nuovissima Porsche GT3 Touring in Garnet Bronze. Direi che è uscita davvero uno spettacolo e sicuramente qualcosa di diverso dal solito, infatti siamo abituati a vedere i GT3, non so, colori pastello, azzurro, verde, viola, belli, ma questo direi che è una spanna sopra. Anche il nostro cliente è rimasto davvero super soddisfatto del risultato ed è rimasto ancora più soddisfatto nel vedere gli occhi della gente che fissano la sua GT3 quando passa in città. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ricordatevi, raga, iscrizione, perché oltre al video della Lamborghini che già vi ho anticipato perché sono uno spoilerone, ci sarà anche lei, Ferrari Super America. Ce ne sono pochissime in Italia, macchina super rara e qui abbiamo fatto un lavoro veramente, un ripristino e una protezione davvero impeccabile. Quindi non fare l'Ivan Giussani, what the fuck bro, corri a mettere like e noi ci vediamo nel prossimo video.